Buongiorno. Allora, come al solito io mi faccio vedere in delle condizioni che dire pessime è dire poco, ma letteralmente mi sono appena svegliata. Infatti, penso che si possa vedere. Allora, diamo un contesto. È lunedì 9 ottobre e sono le 9:18. Perché faccio poi questo vlog? Perché, come probabilmente avrete capito dal titolo, perché penso che l'avrò scritto, oggi gita fuori porta, perché il mio ragazzo è in ferie, beato lui, io no, però lavorando 20 ore ho tanti giorni liberi, quindi oggi abbiamo deciso di andare ad Alghero, cioè ho deciso, io non l'ho mai vista, cioè io della Sardegna non ho mai visto niente, e quindi ho detto, visto che sei in ferie, visto che io fortunatamente ho comunque giorni liberi, facciamo qualcosa, magari iniziamo un po' a girare, visto che comunque durante l'estate, per via del caldo, per via del lavoro, per via di tante cose, facevamo casa lavoro, qualche giorno magari si andava al mare, però niente di che, no? E quindi ho detto, visto che sei in ferie, io sono a casa, iniziamo un po' a girare, perché ovviamente vivo in Sardegna, non ho mai visto niente, cavolo, ho la possibilità di girare. Facciamolo. Oggi ce la stiamo prendendo un po' più con calma perché appunto sono già le 9:20 e partiremo. Adesso è il tempo io comunque che mi prepari, mi trucchi, mi vesti e tutto. Però essendo più vicino appunto si va più con calma e tutto. Anche perché in questo momento il mio ragazzo è dal meccanico perché quasi 2 settimane fa in realtà mi si è bucata la macchina, cioè mi si è bucata la ruota della macchina. Quindi è andato a sistemarla e nel frattempo appunto io mi devo preparare e quando arriva partiamo. Quindi sì, ho detto, visto che sto facendo vlog e stanno andando bene, sto facendo vlog in cui non gli faccio vedere niente se non spesa, pulire e basta, ho detto in queste 2 giornate che comunque facciamo cose diverse e potrebbero vedere appunto città diverse e quant'altro, ho detto li porto con me. Quindi io adesso mi vado a preparare, metto il telefono sotto carica perché è scarico. Nel frattempo mi preparo e ci vediamo fra un po'. Allora, eccoci qua già in macchina, sono le 10:35, siamo riusciti a partire in orario, cioè non avevamo un orario, però il mio ragazzo mi ha chiesto a che ora partiremo, io gli ho detto sulle 10:30 e stranamente sono riuscita a rispettare l'orario. Vi volevo far vedere come ero vestita e truccata, però non ce l'ho fatta, nel senso siamo partiti subito. Vabbè, il make-up è molto semplice, l'ho voluto fare. Comunque giusto un po' di ombretto e vestita ho questo top di Zara che ho preso, che vi ho fatto vedere anche in un haul, e poi ho dei jeans semplicissimi neri della Levi's, quindi niente di che. E che il viaggio abbia inizio e niente, vi porto con noi. Sono le 13:12. 13:12, in realtà siamo arrivati già da un bel po'. Abbiamo rischiato di non arrivare perché stavamo finendo la benzina.
trovavamo un benzinaio, fortunatamente ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati. Parlo piano perché non c'è nessuno in giro, però un po' mi vergogno, sapete che non ho mai vloggato così, se vloggavo facevo vedere solamente il fuori, non il dentro. E adesso stiamo girando per il centro, dobbiamo cercare un posto dove andare a mangiare e niente. Continuiamo il nostro viaggio, vi porto con me, però prima impressione molto molto carina. Allora, ragazzi, sono le 15. Sono le 3. Noi ci siamo alzati adesso dal ristorante. Scusate se sono contro luce, ma appunto ho il sole dietro le spalle. E abbiamo mangiato in questo ristorante molto carino che si chiama, aspetta che già non me lo ricordo più, Aragon. Adesso, vabbè, voi lo vedrete al contrario. Ve lo consigliamo, molto buono, soprattutto per il senza glutine. Sapete che io sono celiaca, quindi ovviamente guardo anche quelle cose lì. E non abbiamo speso tantissimo, abbiamo mangiato benissimo e ci sono tantissime opzioni senza glutine. Praticamente tutto il menù, sia primi piatti, cioè antipasti, primi piatti, secondi piatti, pizze, perché fanno anche la pizza, e dolci, che non è scontato, possono farlo tutto senza glutine, quindi ottimo, ottimo, ottimo. E niente, adesso finalmente ci possiamo tranquillizzare, pancia piena, e ci facciamo il nostro giro, torniamo nel centro storico, anche perché prima c'era un po' di... ovviamente era 1:30, quindi... che i negozi erano alcuni aperti, alcuni chiusi, e adesso ci andiamo a fare appunto il nostro giro con calma, la nostra camminata nel centro storico. E fa molto caldo, fa molto molto caldo. Sono le 5:20 e noi siamo andati via da Alghero, siamo arrivati a Bosa, che è una città vicino, molto piccola, giusto? Sì, ok, mi dà conferma, mi dà conferma. Visto che comunque ad Alghero abbiamo visto tutto il centro e abbiamo detto dai, posso di magari andare subito a casa o rimanere qui che abbiamo già visto, visto che siamo di strada, tanto per tornare a casa saremmo dovuti passare dal di qua. Passiamo anche da Bosa, così vediamo un attimo, ci fermiamo a fare un aperitivo, spero mi vediate perché c'è un gran sole, e ci fermiamo a fare un aperitivo e quindi adesso siamo, credo, che siamo al centro e vedo cosa riesco a farvi vedere perché è molto piccolo e quindi sì. Sono le 6 e
20. Noi iniziamo ad essere stanchini. Stiamo tornando a casa. Vi ho fatto vedere pochissimo di Bosa perché il centro veramente piccolissimo e quello che vi ho fatto vedere era, diciamo, la cosa più, non dico emozionante, però dove c'era un pochino più di movimento, insomma. Vi potete immaginare il resto com'era. Giustamente è un centro piccolino, molto molto storico, e ci siamo fatti un aperitivo e adesso andiamo verso casa perché ci aspettano 2 ore di viaggio, perché con il viaggio di andata abbiamo scoperto che a posto di un'ora, come aveva detto inizialmente il mio amoroso, ce ne vogliono due, quindi adesso con calma prendiamo e andiamo a casa. Allora, scusate le mie condizioni, ma si può capire tutto solamente dai miei capelli. Sono le 8:27. Noi siamo appena entrati in casa, abbiamo appena messo piede in casa. Siamo devastati, stanchissimi. Il viaggio di ritorno è stato devastante per la stanchezza, per tante cose. Non penso che mangeremo, sinceramente, anche perché siamo pieni da oggi e anche perché abbiamo finito di mangiare, che erano le 3:15, mi sembrano. Adesso non mi ricordo esattamente l'orario, ma comunque era tardi. E siamo stanchissimi, ci mettiamo nel divano. Io non vedo l'ora di struccarmi. Da stamattina alle 10 che sono truccata, ho una voglia di toccarmi la faccia in una maniera impressionante. E niente, io vi saluto. Spero che questo vlog vi abbia fatto piacere, vi abbia tenuto compagnia e spero che vi sia sembrato di essere con noi e quindi di aver visto anche magari per le persone che non hanno mai avuto la possibilità di vedere questi posti, di vederli per la prima volta. Quindi io vi mando un grande grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!